È un mazzo, è magnata, eh? Ma qua pensano tutti che è turistico, ma se conosci bene magni da paura. Occhio, però sta inizia a piovere. Ma che piove? Saranno le solite due gocce, ho visto... Sandro! Sandro, svegliate! Roma! Come stai? Orma! Che dici? Amore! Oh. Stai bene? Eh? Parla, parla! Che ne so? Ma come? Ti ha colpito il fulmine, sei svenuto, hai fatto un botto allucinante! Ma che fulmine? Ma che stai a dire? Dai, andiamo che qua inizia a piovere. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Ma che c'è, Luca Ward? Padre di un figlio assassinato. Marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra. Oh, ti sei svegliato, eh? Buongiorno, sono quasi le due. Mamma mia, non dormivo niente. Ho sentito, ti sei guardato tutto il gladiatore, hai fatto un casino. Che mi sono guardato? Mi passi la pancetta e sto a fare la carbonara al volo. Dai, che mi si è bruciata tutta la cipolla con l'olio qua. Io so, non ce va la cipolla, a me invece piace, ma ci dà un po' di sapore, dai. Ma passi sta pancetta! Non ce va la pancetta. Questi cazzi, Sandro, ci abbiamo questa, la facciamo questa, sempre maiale, eh. Pure più delicata poi, se te la togli tutta mi piace pure di più perché te la pensa pure un po' così. Se la ti prende così, prendi e te cucini qualcosa tu, eh. Scusa, non so che mi ho preso. No, lo mangio tutti. Ripulisci qua. Tiè. Te lo dico subito, ci ho messo il parmigiano che non c'abbiamo il pecorino. Se ne vuoi ancora, sta qua, se no non romper cazzo. No, no, per carità, va bene quello che già ci ha messo. Che è, che è, bevi? Bevi? Troppo pepe? Troppo al dente? Che succede? Oh! Oh, Asa! Sandro! Io ho detto non è così che ci si comporta, perché uno il rapporto lo costruisce in due, se fa una cosa insieme, dove sta? Oh, ma stai ascoltando? Certo, abbiamo una città più bella del mondo, 2000 anni di storia. Il Colosseo, il Cupolone, i fori, strade che esistono e resistono prima ancora che le macchine fossero concepite. E non parla d'acqua, e tutti, oh. Qua dove giri inciampi su un nasone, se va in giro per mondo quanta la paghi una bottiglietta d'acqua, eh? 1, 2, 3, 4 euro. Per parlare delle fognature, oh, se può dire che Roma ha insegnato a cagare il mondo intero. Per il fontanone. Tutto il mondo che si inchina dinanzi al fontanone per buttare una monetina nell'acqua. Il Tevere. Sto biondo fiume che scorre lento e inesorabile, come il vero romano deve da essere. Perché a noi ci piace da magna e beve, ma non ci piace da lavorare. Basta! E basta, ma che è? La guida turisti, che su? Ti chiedo scusa, Clay, non so che mi succede, è che sti giorni c'ho come una cosa qui nel cuore. Rosso come i massimi di sta città eterna. Ti ho detto. Che c'hai qua? Eh? Che? C'ho niente, che? Oddio, ma che è un tatuaggio? Ma quando me lo so fatto? Io c'ho pure paura dell'aglio. Ma che cafonata è, Sandro? Dai, il tatuaggio col gladiatore, il Colosseo, ma mica di eleganza pure nei tatuaggi. No, amico mio, perché il gladiatore che è? È il simbolo di sta città che combatte contro l'ingiustizia. Basta! Hai rotto i coglioni, Sandro, veramente? Ma che è sta andazzo? Che è sta finta fierezza, sta romanità immotivata? Lo sai come sta a diventare? Come tutti quei romani medi che si fissano che le cose di Roma che abbiamo sempre preso per il culo. Ma poi basta con sta carbonara, che ci mettono la carbonara, il guanciale, sti cazzi, eh? Lo sai che c'è, Sandro? Che se mi pia stasera faccio una carbonara con le linguine, col prosciutto San Daniele e capanna! Che? Oddio, che? Sandro? Ah, andiamo bene, andiamo proprio bene. Mufasa! Ah, Mustafa, ma di che sta a parlare? Ah, bambagione. Stammi bene a sentire. Amico tuo è stato colpito dalla maledizione dell'anima del carbonara. Ma com'è possibile? Ah, un'antica profezia dice che è prescelto. Sarebbe stato colpito da un fulmine sul ponte di Castel Sant'Angelo. E il prescelto avrebbe ristabilito
le sacre tradizioni romane in una città ormai alla deriva. E che vuol dire? Che da vinder culo. Beh, certo. Lascia che si compia la profezia. Sto fio de na mignota. Maccarone, m'hai provocato. Oddio, Sandro. Alzate. Come va? Didin. Prescelto. Eh? Oui. Ma quale guanciale carbonara? Te, vere? Che ci sta una cosa. A pizza, a mozzarella o Mario Sole?